Ci portiamo in una posizione comoda, seduta, con gli ischi ben ancorati a terra, la schiena dritta, Namaste, benvenuta alla pratica di oggi. Oggi ci incentreremo sul mantra Soham, un mantra che viene dalle Isha Upanishad e che ci ricorda che la luce è la nostra forma più bella, più vera e che noi siamo fatti di quella luce. Infatti, Soham vuol dire io sono quello. Io sono lei. Chiudiamo gli occhi. Iniziamo a scannerizzare il corpo, a rilassare le spalle e a focalizzarci sul respiro. Osserviamo lo stato in cui si trova il nostro respiro. Semplicemente mettiamo tutta la nostra attenzione su esso. Diventiamo consapevoli del nostro battito cardiaco, dei polmoni che si riempiono e si sgonfiano, così come la pancia, del nostro ritmo, della sensazione degli ischi ancorati a terra e della schiena dritta, spalle rilassate, della testa che si sostiene grazie alle vertebre, dell'aria che passa dentro le narici. Sentiamo, osserviamo tutto ciò che ci succede in questo momento presente. Portiamo le mani in Namaskar Mudra, giunte al petto. Ci prepariamo ad intonare insieme i tre Om di apertura della pratica di oggi. Inspiro. Inspiro. Sentiamo la vibrazione del suono universale. Continuiamo a mantenere le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare insieme il mantra che
trovate sullo schermo. Soham. Lo canterò io una volta, ripetendolo due volte, e poi inizieremo insieme. Soham, soham. Inspiro insieme. Soham, soham. Soham, soham. Soham, soham. So ham, più forte. Iniziamo ad abbassare la voce. Rispiriamo. Poi cantiamo silenziosamente il mantra dentro di noi. Io sono questo, io sono luce, io sono eterno, io sono energia. Portiamo le mani alle ginocchia gentilmente, iniziamo a muovere la colonna avanti, inspirando e indietro, espirando, inarchiamo, portiamo il mento. Inspiro, porto la testa su, inarco la schiena, apro il petto. Espiro, vado indietro, mento al petto. Inspiro in avanti. Espiro indietro. Inspiro avanti. Espiro indietro. Inspiro avanti. Espiro indietro.
Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ancora. Continuiamo cercando di seguire il ritmo del nostro respiro ed aumentando leggermente la velocità, sempre fino a quando ci troviamo confortevoli, in modo da andare aumentando gradualmente il movimento e renderlo sempre più dinamico. Continuiamo per 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, 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 rilasso le spalle, guardo verso l'alto, trattengo. Ed espirando lentamente ritorniamo con la schiena al centro. E da qui, sempre con le mani sulle ginocchia, iniziamo a fare il movimento circolare in senso orario, inspirando in avanti ed espirando indietro. Quindi disegniamo un cerchio a terra il più grande possibile e seguiamo il movimento del respiro. Stiamo attivando tutti i muscoli della colonna vertebrale, che è l'area più importante del corpo fisico, dove passano i principali canali energetici, Ida, Sushumna e Pingala. Secondo la Ayurveda, Ida e Pingala si intersecano come il sole e la notte, la luna e il giorno. E nel centro passa Shushumna. Stiamo permettendo ai canali di attivarsi e di attivare la nostra energia. Ancora due giri da questo lato, consapevoli, presenti. Soham. E al prossimo espiro vai al centro e passiamo dall'altro lato in senso antiorario. Inspiro, espiro. Continuiamo a girare in maniera consapevole, disegnando un grande cerchio intorno a noi. Ancora due giri da questo lato. E poi ritorniamo con la schiena dritta. Facciamo dei giri con il collo, solamente il collo in senso orario verso destra.
Lo lasciamo completamente rilassato. Facciamo dei cerchi più piccoli con la schiena dritta, gli ischi ben ancorati a terra. Il collo che sostiene il peso della nostra testa. Permettiamo di dissolvere qualsiasi tensione. E poi giriamo verso il lato opposto. Ancora due giri da questo lato. E poi ritorniamo con la schiena dritta. Finito il giro. E portiamo le mani in Jamudra che puntano verso il basso per prepararci a fare Kapalbhati. Facciamo un respiro insieme con entrambe le narici, inspiriamo completamente e espiriamo ed inspiriamo per iniziare Kapalbhati. Se hai il ciclo mal di testa vai piano, espiro, 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 espiro. Cinque, quattro, tre, due, uno, espiro, espiro, espiro completamente, svuoto il corpo e quando ho tirato fuori tutta l'aria, porto il mento, il petto, risucchio la pancia in dentro e tiro su il perineo. Rilassiamo le spalle. Lentamente rilasso la pancia, rilascio il mento e continuo a trattenere il perineo ed inspiro permettendo al corpo di riempirsi di prana. Inspiro, inspiro fino a riempirmi completamente una volta piena. Chiudo di nuovo il mento. Trattengo. Continuo a mantenere il perineo. Ancora per 5, 4, 3, 2, 1, rilascio il mento, rilascio il perineo ed espiro.
Respiriamo normalmente. Ci lasciamo espandere alla nostra vera natura energetica. Soham, soham, soham. Prossimo inspiro, apriamo delicatamente gli occhi e andiamo a distendere le gambe di fronte a noi. Quindi distendiamo le gambe e le smuoviamo un pochino in modo da attivare tutti i muscoli. Muoviamo le caviglie, destra e sinistra, avanti e indietro, in modo da riscaldare le articolazioni. Siamo stati molto tempo seduti. Di nuovo destra e da qui pieghiamo le gambe. Più o meno alla distanza del tappetino, un pochino meno, e andiamo a destra e a sinistra. Facciamo questo movimento in modo anche qui di permettere ai muscoli di attivarsi. Ancora 2 volte e poi portiamo le gambe nella posizione della rana, quindi le piante dei piedi si toccano, la schiena è dritta e ci iniziamo a massaggiare la pianta dei piedi dal punto esterno con i pollici. Ci focalizziamo sia sulla schiena dritta che su questo massaggio che sta attivando il nostro sistema digestivo, la nostra pancia, il nucleo della creazione delle emozioni. Poi da qui continuiamo a mantenere i talloni quanto più vicini agli inguini, cercando di mantenere le gambe giù senza premere, semplicemente rispettando il nostro limite. E poi camminiamo in avanti delicatamente fino a raggiungere il nostro punto limite. Non andiamo oltre il punto limite, cerchiamo di rispettare quella che è la nostra distensione e respiriamo profondamente. Con il respiro potrai sentire come ti inizi a sciogliere, come la pratica dell'asana diventa più semplice. Al prossimo inspiro, guardiamo in avanti, ci distendiamo con la schiena ed espirando, camminiamo di nuovo indietro. Allontaniamo un pochino i talloni dall'inguine e portiamo le mani sotto alle gambe per poi piegarci in avanti di nuovo e lasciarci cadere sempre. Rispettando il nostro limite. Ascoltate prima il vostro corpo e poi me. Respiriamo profondamente. Soham, soham.
Rilassate le spalle. Rilassiamo il collo. Respiriamo. Oltre ogni resistenza. Al prossimo inspiro, guardi in avanti, espiro ed inspirando rilascio le mani, le riporto su e chiudo le gambe. Da qui con le gambe chiuse e i piedi uniti, quindi ginocchia si toccano, anche i piedi, inspirando portiamo le gambe a questa altezza e ci mettiamo così con le braccia per qualche respiro. La schiena è dritta, i muscoli della pancia sono attivati. Ancora un respiro profondo e espiro, scendo. Facciamo un respiro qui. E di nuovo ritorniamo qui, inspiro ed espiro. Ancora un respiro e espiro, scendo. Poi distendiamo le gambe di fronte a noi. Gli ischi sono ben ancorati a terra, se avete un pochino di ciccetta spostatela. La schiena è dritta e poggiamo i palmi delle mani sui fianchi a terra in modo da riuscire a spingere verso terra e a guardare un punto fisso di fronte a noi. La testa non guarda né verso l'alto né verso il basso, di fronte, in modo da cercare di spingerci verso l'alto. Colonna è dritta, respiriamo. Ancora un respiro. Espiro, rilascio. Rilascio i polsi di fronte a me. Una direzione, poi l'altra. Poi da qui, inspirando, portiamo le braccia verso l'alto, guardiamo su. Ed espirando, risucchiamo la pancia in dentro e ci andiamo a prendere i pollici fino a dove il nostro corpo lo consente. Ci pieghiamo in avanti, ci rilassiamo, le spalle sono lontane dalle orecchie e cerchiamo idealmente di raggiungere la testa con le ginocchia, sempre rispettando il nostro limite. Respiriamo. Ci lasciamo andare. Al prossimo inspiro, guardiamo in avanti. Espiriamo. Ed inspirandoci prendiamo la pianta dei piedi esternamente ed espirando scendiamo giù di nuovo.
Al prossimo inspiro guardiamo in avanti. Espiriamo guardando in avanti. Ed inspiro, ritorniamo su con la schiena dritta. E da qui andiamo a piegare la gamba destra verso l'esterno. Inspiro, porto le braccia su. Ed espiro, scendo giù in avanti fino a dove il corpo lo consente. Respiro. Soham. Soham. Prossimo inspiro, guardo in avanti. Espiro, torno su. Riportiamo la gamba destra in avanti e pieghiamo quella sinistra. Schiena dritta, inspiro, braccia verso l'alto. Espiro, scendo giù in avanti. Inspiro, guardo in avanti. Espiro, ritorno su. Entrambe le gambe in avanti. Ultima distensione, inspiro su. Espiro, mi piego in avanti con entrambe le mani fino a dove il corpo me lo consente. E mi rilasso. Inspiro, guardo in avanti. Espiro. Inspiro, torno su con la schiena dritta. Apro bene il petto. E da qui andiamo a piegare la gamba destra oltre la gamba sinistra e poi pieghiamo anche la sinistra, in modo da trovarci in questa posizione. Andiamo a fare una torsione. Entrambi gli ischi sono ben ancorati a terra. Una volta impostata, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a fare una rotazione verso destra. Puoi o abbracciarti la gamba in questo modo oppure portare il braccio oltre la gamba, come sei più comodo. Guardiamo oltre la spalla destra, la schiena è dritta. Respiriamo profondamente. Ancora due respiri profondi. Al prossimo inspiro, torniamo al centro, braccia su. Facciamo la controtorsione per qualche respiro. E ritorniamo al centro. Rilasciamo le gambe di fronte a noi dritte, prendiamo la gamba sinistra oltre la gamba destra e andiamo a piegare la sinistra. Impostiamo bene la posizione con entrambi i dischi a terra e poi inspiriamo, braccia verso l'alto ed espiriamo, ruotiamo sul lato sinistro.
La mano sinistra è a terra, dietro la schiena, e guardiamo oltre la spalla. Schiena dritta, respiriamo. Soham, soham, soham. Ancora due respiri. Al prossimo inspiro, torniamo al centro, braccia verso l'alto ed espiro per andare nella controtorsione un paio di respiri. E ritorniamo al centro. Rilassiamo le gambe e da qui ci portiamo su un fianco per andare nella posizione del tavolo. Spalle danno la distanza sia delle mani che delle ginocchia, la schiena è dritta e andiamo a fare Happy Dog, quindi il cane che scodincia. Guardiamo verso il fianco e facciamo un movimento come di scodinzolamento, come fanno i cani. Ci attiviamo anche in maniera dinamica, sempre quando siamo confortevoli con il collo, rispettiamo il corpo e le sue necessità. Andiamo a scodinzolare. E poi torniamo al centro ed espirando premiamo a terra in modo da andare nella posizione del bambino. Rilassiamo il corpo, ci permettiamo di sprofondare a terra. Come sempre le mani possono essere o distese in avanti o sotto la fronte oppure lungo il corpo, indietro. Soham, soham, soham. Lasciate riandare. Al peso della gravità. Al prossimo inspiro faremo un Brahmari, labbra separate, socchiuse, denti non si toccano. Inspiro. Ci rilassiamo. Riportiamo i palmi delle mani sul tappetino e ci riportiamo sulla posizione del tavolo. Ricontrolliamo la distanza, mani a distanza delle spalle, ginocchia seguono, schiena dritta e iniziamo a fare Marjariasana. Inspiriamo, guardiamo su ed espiriamo giù. Inspiro su, espiro giù, inspiro su, espiro giù.
Inspiro. Continuiamo seguendo il nostro respiro, il nostro ritmo. Ancora un paio di respiri. E al prossimo inspiro, guardiamo verso l'alto, inspiro, 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 trattengo. Ed espirando, ritorniamo nel bambino di nuovo. Ci rilassiamo completamente. Respiriamo. Soham, soham, soham. Al prossimo inspiro ci prepariamo per un Brahmari. Inspiro. Respiriamo. Riportiamo le mani sul tappetino, andiamo sul tavolo e dal tavolo puntelliamo i piedi e passiamo in Parvottasana, posizione della montagna. Apriamo bene le dita delle mani, il bacino va verso l'alto e rilassiamo le spalle e respiriamo. Prossimo inspiro, guardiamo in avanti. Camminiamo con uno o due passi in modo da riportarci in una posizione con i piedi uniti di fronte a noi e lasciamo cadere completamente il peso del corpo in avanti. Possiamo intrecciare i gomiti in modo di lasciare tutto il busto a penzoloni. E respiriamo, ci lasciamo cadere completamente.
Rilasciamo le braccia, premendo a terra con entrambe le piante, piano piano srotoliamo la colonna, la testa è l'ultima a salire. E poi ci riportiamo in una posizione dritta. Da qui portiamo i piedi a una distanza del bacino ed iniziamo a fare dei movimenti verso destra, circolari. Poi verso sinistra. E poi torniamo al centro per prepararci ad aprire i piedi paralleli alla parte corta del tappetino e scendiamo giù, inspirando, ci prendiamo il bacino ed espirando, scendiamo giù lentamente in avanti. Idealmente cerchiamo di raggiungere il pavimento con la testa senza portare le mani sul tappetino. Respiriamo. Inspiro, guardo in avanti, ritorno su e poi espirando chiudiamo le gambe e rilassiamo entrambe le gambe. Ci prepariamo per impostare la posizione di equilibrio di oggi, l'albero. Ma al solito ancoriamo il piede destro a terra, aprendo bene la pianta del piede, troviamo il punto di equilibrio e scegliamo una delle tre varianti che per noi può andare bene oggi. Fissiamo un punto fisso di fronte a noi e poi portiamo le mani in Namaskar Mudra. Respiriamo. Espiro, faccio scendere le braccia, mi aiuto a far scendere la gamba sinistra, rilassiamo la gamba destra e facciamo la stessa cosa con la gamba sinistra, quindi ancoriamo il piede a terra, troviamo il punto di equilibrio e facciamo la stessa variante che abbiamo fatto sull'altro piede. Portiamo le mani in Namaskar Mudra, fissiamo un punto fisso di fronte a noi. Ancora un respiro profondo, piano, e rilasciamo, rilascia pure, non ti preoccupare. Rilassiamo la gamba destra, anche la sinistra. E da qui facciamo un'ultima asana in piedi, portiamo le mani sopra di noi con le spalle rilassate nella posizione di Sailor Moon. Le gambe sono alla distanza del bacino, inspiro al centro, facciamo un Chandrasana dinamico, espiro a destra, inspiro al centro, espiro a destra.
5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, 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 mi allungo ed espirando lentamente facciamo scendere le braccia sui fianchi. Poi da qui, piante dei piedi insieme, inspiro, guardo verso l'alto, braccia su, espiro, scendo, tocco il pavimento con le palme delle mani, guardo in avanti, ed espirando portiamo entrambe le gambe indietro, andiamo in plank, guardiamo avanti, ginocchia a terra, cobra. Inspiro. Rimaniamo qua per qualche respiro. E al prossimo espiro, lasciamo cadere la guancia destra a terra. Rilassiamo le braccia. Ci prepariamo per un Brahmri. Inspiro. Inspiro, muovo la testa verso il lato opposto, poggiandomi sulla guancia sinistra. Brahmri, inspiro. Guarda in avanti, porto le palme delle mani sul tappetino all'altezza delle spalle, passo al tavolo e poi ci sdraiamo a terra. Prima di entrare in Shavasana, ci abbracciamo le gambe che vanno al petto e rotoliamo verso destra e sinistra per qualche momento. Ed espirando lasciamo scendere le gambe giù, palmi rivolti verso l'alto, rilassiamo le spalle, entriamo in Shavasana, Soham, Soham, Soham. Sentiamo come la fronte si rilassa, così come le sopracciglia, il terzo occhio, gli occhi, le tempie, il cuoio capelluto, le guance, il naso, labbra, denti, mandibola, orecchi, relax, si rilassa il collo, le spalle, il petto, i polmoni. Sentiamo come le braccia si vanno facendo sempre più pesanti.
immobili come una roccia. Si rilassano le mani, le dita delle mani. Pancia, il bacino, relax, rilassiamo le cosce, i polpacci, i talloni. Infine, i piedi, relax, stiamo sprofondando sul nostro tappetino. Ad ogni inspiro intoniamo mentalmente so e ad ogni espiro hum. Io sono questo.
Soham. 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 Lentamente iniziamo a riportare l'attenzione al corpo fisico. Muoviamo le dita delle mani. Quelle dei piedi. Poi la testa, a destra e a sinistra. Prossimo inspiro, portiamo la mano destra oltre la testa, distendersi, pieghiamo le ginocchia e ci poggiamo sul fianco destro. Sinistra a terra, premendo a terra con la mano sinistra, ci aiutiamo a ritornare con gli occhi chiusi in una posizione comoda, seduta. Osserviamo il nostro stato attuale. La differenza tra l'inizio della pratica e ora. Abbiamo riallineato la nostra energia e abbiamo rilasciato cose che non ci servono più nel qui e nell'ora. La schiena dritta, andremo a fare 7 Bramri, uno per ogni chakra, iniziando dal primo chakra che si trova nell'osso sacro, Muladhara. Cerchiamo di immaginare di inspirare un'aria di colore rosso e di inviarla alla zona che si trova sull'osso sacro del primo chakra. Inspiriamo. E Bramri. Respiro normale. Il prossimo inspiro, mandiamo un respiro di colore arancione nel secondo chakra sotto l'ombelico, Svadhisthana. Inspiriamo. Prossimo inspiro di colore giallo, Manipura, bocca dello stomaco. Inspiro. Prossimo inspiro, verde, petto, anahata, chakra del cuore, inspiro.
Prossimo inspiro, gola, Vishuddhi, colore azzurro. Inspiro. Prossimo inspiro, centro delle sopracciglia, Ashna o Agya Chakra, colore indaco, inspiro. Ultimo inspiro, apice della testa, Sahasrara, un colore argenteo dorato, luminoso. Inspiro. Respiriamo profondamente. Al prossimo inspiro portiamo le mani giunte al petto. Ci prepariamo ad intonare una Kanda mantra sullo schermo, un Om e tre Shanti. Iniziamo con Om, inspiro. Akanda mandala karam vyaptam yena characharam tatpadam darshitam yena tasmai shri gurave namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.